Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi gli acquisti, i regali, le collaborazioni che ho fatto durante il mese di gennaio. Come sempre giù nell'info box troverete i link di tutti i libri che vi mostro in questo video, sono link affiliati ad Amazon. Questo vuol dire che in caso di acquisto tramite uno di questi link voi non avrete nessun sovrapprezzo nell'ordine, ma io riceverò una piccolissima percentuale che mi aiuterà con il canale. Inoltre vi invito anche ad iscrivervi e a commentare questo video. Allora, parto dalle collaborazioni. Intanto abbiamo L'Aquila oltre il fiume di Davide Bernardin, che gentilmente appunto mi ha inviato. Questo è il seguito di Quella casa in fondo alla pianura, un romanzo storico che io ho amato tantissimo e questo secondo volume non è stato da meno. Continuano le vicende dei protagonisti del primo libro, quindi della famiglia Freeman, ma anche degli amici di questa famiglia che sono appunto i San Marchi, che sono degli italiani. Mi è piaciuto tantissimo, come sempre, come anche nell'altro libro, le tematiche principali sono il razzismo, i pregiudizi. È un libro che ha un arco temporale dal 1920 al 1940 e la storia appunto si sposta tra l'America, Londra e l'Italia. Mi è piaciuto tantissimo, è un bel libro cicciottello perché sono più di 400 pagine, ma vi posso assicurare che scorre tantissimo, scorre velocemente, è una storia emozionante, è impossibile non amare i personaggi, non tifare per loro e assolutamente vi consiglio questi due libri. Sono due volumi autoconclusivi che possono essere letti indipendentemente, ma io vi consiglio di leggere prima Quella casa in fondo alla pianura e poi L'Aquila oltre il fiume per avere una visione un po' più completa, perché in questo libro comunque troviamo i personaggi del primo libro, troviamo delle vicende che magari sono solamente accennate e che appunto abbiamo letto nell'altro volume, quindi vi consiglio di leggerli in ordine. L'altra collaborazione che ho avuto è stata con Simona Gurzi, che anche lei gentilmente mi ha inviato i primi due volumi della sua saga, composta da 4, per ora sono usciti solo questi due. La saga è Le cronache di Etis, il primo volume è La prescelta e La principessa, il secondo volume I gioielli del potere. Due libri che mi sono piaciuti moltissimo. Il secondo volume, per quanto riguarda l'estetica, è un po' più curato del primo. Mi sono piaciuti, si leggono molto velocemente, la scrittura di Simona è una scrittura molto asciutta, molto veloce. Si tratta in questo caso di un epic fantasy. Vi leggo cosa c'è scritto dietro al primo volume. La vita di Selfin, giovane appassionata di lettura, cambia drasticamente quando un uomo misterioso la riporta in quello che è il suo vero luogo di appartenenza, il regno di Etis. La ragazza ricorda così di appartenere agli Oscuri, un popolo in continua combutta con i guerrieri della luce per quei territori che hanno visto solo guerra negli ultimi secoli. Selfin riuscirà a compiere il suo destino? E Teros, l'affascinante principe dei guerrieri della luce, l'aiuterà o rappresenterà solo una pericolosa tentazione per lei? Due volumi che assolutamente vi consiglio, molto interessanti, succedono tantissime cose, colpi di scena, azione, battaglie, intrighi, assolutamente consigliati. Passando poi a degli acquisti che ho fatto, di volumi però che ancora non ho letto. Allora, intanto ho acquistato Il buio del collegio di Thomas Madinelli. Io seguo quest'autore su Instagram e questo libro mi ispirava moltissimo. Vi leggo anche qua il dietro del libro. La corsa sul terrazzo e poi il buio. È questo l'incubo ricorrente che dal giorno del ricevimento della lettera di invio al centenario dell'istituto dove è cresciuta, ogni notte assale Angela, riportandola con la memoria al primo giorno di primavera di 60 anni addietro, sconvolgendole di colpo la serenità quotidiana. Tutto frutto della sua fantasia? Per la nostra casalinga è giunto il momento di scoprire cosa il suo passato le ha celato. Sarà la determinazione di suo figlio Pietro, al quale con coraggio si confida, che la riporterà a varcare il portone e a farsi abbracciare nuovamente dalle gelide e spettrali mura del collegio. Segreti inconfessati e la misteriosa scomparsa di una suora mostreranno ai due i lati più oscuri dell'avidità di potere che non conosce morale e rispetto per nessuno.
La trama mi ispira molto, ne ho sentito parlare bene e quindi ho voluto prenderlo. Appena lo leggerò, come al solito, vi farò sapere. L'altro volume che ho acquistato è La cacciatrice dell'occulto di Alessandra Di Pietro. Questo è il primo volume, credo, di una trilogia, è uscito anche il secondo volume. Adesso la copertina è cambiata, non so se è cambiata anche la storia, dovrei chiederlo all'autrice. Io l'avevo acquistato non sapendo appunto di questo cambio di edizione. Non l'ho ancora letto. Però anche qua la trama mi ispirava molto, vediamo come sarà il primo libro e se proseguire poi con il resto. Altri libri che ho acquistato sono Il coraggio della strega e I sogni della strega, sono due volumi che fanno parte delle streghe di Kathleen Hollow. Io ho letto il primo volume di questa saga, una saga che in italiano è stata tradotta fino al sesto volume, se non sbaglio. Sono tutti però volumi autoconclusivi e hanno in comune i personaggi. In ogni libro, infatti, parliamo di un protagonista diverso. Sono più che fantasy, sono dei romance con veramente una puntina di fantasy. Il fantasy fa da contorno, in realtà è la storia romance, almeno nel primo volume, la vera protagonista. Però mi sono piaciute moltissimo le atmosfere, che mi hanno un po' riportato ad Halloween, insomma, atmosfere che io adoro, quindi ho voluto prendere anche il quarto e il quinto volume, il sesto volume invece l'ho preso poi a febbraio, ve lo farò vedere nel prossimo book haul. Comunque, non vedo l'ora di continuare questa saga. Il primo volume, ripeto, mi era piaciuto molto. Poi c'è stato un regalo di compleanno da parte di mia sorella di Stephen King, Fairy Tail. Mi sembra il penultimo volume che è uscito di King. Mi ispirava molto. Questo a regola non dovrebbe essere un horror, ma dovrebbe essere appunto un fantasy. Dove ci sono le fate all'interno della storia. Ho sentito pareri discordanti riguardo questo libro, però a me la trama ispirava. Spero di leggerlo presto. Devo dire che la scrittura molto piccola un pochino mi spaventa, però io adoro le edizioni Pickwick, inoltre ci sono anche delle illustrazioni all'interno. Vedremo com'è. Per il mio compleanno, avendo la carta platino della Feltrinelli e di IBS, mi spetta un libro a scelta, il regalo tra quelli dell'Universale Economica Feltrinelli. E io ho scelto di prendere Il Maestro e Margherita, un libro che voglio leggere da tantissimo perché mi interessa veramente molto, che avevo preso in ebook ma che preferivo leggere in cartaceo, però non mi decidevo ad acquistarlo, quindi ho colto l'occasione per farmelo regalare dalla Feltrinelli, che ringrazio, e quindi niente, lo leggerò, non credo. Credo che questo libro abbia bisogno di molte spiegazioni. Ho acquistato poi un libro che è uscito da pochissimo e si tratta di Stelle e Ottone. È un fantasy, fa parte di una trilogia, ma tutti i libri sono autoconclusivi. Ne avevo sentito parlare nelle uscite di gennaio in un qualche canale YouTube che adesso non ricordo e la trama mi aveva un pochino catturato. Poi sono andata in libreria, ho visto questa edizione e l'ho presa. Senza neanche pensarci. Allora, intanto le pagine che sono meravigliose. Abbiamo poi un racconto all'interno di questo volume. Il libro poi è così. E all'interno, oltre a essere appunto, ripeto, un volume molto curato, abbiamo anche un tarocco. E poi abbiamo anche questo coso che non so ma come si chiama, comunque questo disegno, non so come si chiama. Comunque l'edizione è veramente bellissima, sono stata proprio vittima della bellezza della copertina e quindi l'ho preso. Ultimi due libri sono un altro acquisto che ho fatto di Dark Zone, Segui le mosche di Barbara Parodi. È un horror, anche qua ne ho sentito parlare bene, mi ispirava la trama, ve la leggo perché tanto qua dietro è cortissima. Quando il dottor Peter Buckler si ritrova fra le mani la cartella di Sophie Ward, è convinto si tratti di un caso semplice di routine. Tuttavia, ben presto il colloquio con la giovane rivela una verità sconcertante e terribilmente inquietante. Pete, aiutato dal detective Paul Stein e dal collega Frederick Mouchen, cercherà di far luce su uno dei luoghi più sinistri del mondo, il St. George Institute.
Quindi, queste poche righe mi hanno convinto all'acquisto. Spero che sia bello. E infine un regalo di compleanno dei miei genitori, che è il secondo volume, il secondo drago delle Cronache Lunari di Marissa Meyer. È una saga, fantascientifica, un retelling di varie fiabe. Ne ho sentito parlare benissimo di tutti questi libri, volevo leggerli, poi è uscito finalmente questo bellissimo drago stupendo e io ho voluto prenderlo. Qui dentro troviamo Winter, Fairest e racconti di Star Above. Comunque, non ho ancora letto il primo volume, vi farò sapere una volta letti. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti, i regali, le collaborazioni del mese di gennaio. Fatemi sapere che cosa avete acquistato voi, se avete letto questi libri, se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento e iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!